Benvenuti amici miei in questo nuovo episodio di Unsettling Records. Oggi per voi abbiamo un episodio ricco di curiosità inerenti al vecchio stivale in cui viviamo. Per l'occasione, io e il canale La Mela Avvelenata abbiamo deciso di saziare le vostre menti affamate di curiosità non con uno, ma con ben due video inerenti ai misteri e alle leggende del nostro bel paese. Uno che state guardando proprio adesso, e il secondo disponibile sul canale della Mela Avvelenata. Pertanto, senza ulteriore indugio, vi invito innanzitutto a far visita al canale di Fio, a lasciare un bel like ai suoi video e ad iscrivervi eventualmente al suo canale. Vedrete che ne varrà la pena. Bene, spegnete le luci, alzate il volume e preparate i popcorn. Lo spettacolo sta per cominciare. L'Italia, il bel paese. Non è azzardato dire che quando si parla di patrimonio storico-culturale, la mente ci porta direttamente alla parola Italia. La culla della civiltà, la patria del Rinascimento, un paese ricco di storia, arte e ovviamente mistero. Ogni regione ha le sue usanze, i suoi costumi e le sue leggende. E lo scopo di questo doppio video è quello di divulgare parte di esse. Intraprenderemo un viaggio tra leggenda, folklore e verità storica di regione in regione. Beh, non mi resta che augurarvi buona visione. Torino, capoluogo della regione Piemonte, quarto comune italiano per popolazione, è il terzo complesso economico produttivo del paese e costituisce uno dei maggiori poli universitari, artistici, turistici, scientifici e culturali d'Italia. Ed è proprio a Torino che ha sede uno dei luoghi più misteriosi ed antichi d'Italia, Piazza Statuto. Torino rappresenta il vertice di due triangoli magici. Il primo, quello bianco, con Lione e Praga, mentre il secondo, quello nero, assieme a Londra e San Francisco. E secondo gli esoteristi, Piazza Statuto è tristemente attribuita al male e alla confluenza di energie malvagie. All'epoca degli antichi romani, là dove ora sorge Piazza Statuto, finiva la città e si ergeva una lunga strada che conduceva verso la Gallia, ovvero l'antica Francia. E in questa parte della città, che si trovava ad occidente, dove muore il sole e iniziano le tenebre, veniva considerata una zona nera, il confine tra il mondo del bene e quello del male. Sin da quell'epoca, la piazza e le zone limitrofe furono teatro di eventi sanguinosi, da tumulazione di defunti all'esecuzione di criminali mediante ghigliottina, ad aspri scontri sanguinosi nel 1864 dovuti al trasferimento della capitale. Gli esoteristi, però, identificano come luogo di massima negatività della città il monumento che si trova al centro di Piazza Statuto, il monumento al traforo del Fréjus, eretto nel 1879, opera del conte Marcello Panissera di Verrio. La statua ha una struttura piramidale ed è costruita da massi trasportati direttamente dal monte Fréjus. Sopra di essa veglia la statua di un genio, sotto il quale si trovano le figure marmoree dei titani. Ora, sebbene la statua sembrerebbe rappresentare un tributo ai caduti durante i lavori di scavo nelle miniere, rappresentati dai titani che si impegnano a raggiungere il genio, a questa statua viene attribuito un significato tutt'altro che benevolo. Se la si guarda attentamente, si può notare che la figura angelica alla cima tiene in mano una piuma d'oca, che è il simbolo del sapere, e l'altra mano è volta ai titani come per fermarli dal sapere. Inoltre, in cima alla figura angelica vi è presente un amuleto tipicamente pagano, ovvero una stella a cinque punte capovolta, che viene anche ricollegato all'anticristo. Infine,
Al centro della piazza, presso la fontana del Frejus, sotto l'aiuola centrale, vi è l'accesso che conduce al sistema fognario cittadino, che qui ha il suo snodo principale. Anche questo elemento favorì il crearsi di leggende e credenze che vogliono la piazza come fulcro di magia nera o addirittura punto d'ingresso di una delle tre grotte alchemiche che sarebbero presenti in città e, se non anche, l'identificazione di essa come una porta per l'inferno. Il lago di Garda, o lago Benaco, è il lago più grande d'Italia. Con una superficie di 370 km quadrati ed una profondità massima di 346 metri, fa da confine a ben tre regioni, la Lombardia, il Veneto ed il Trentino Alto Adige. Una cornice perfetta per l'incontro di tre diverse regioni con le rispettive usanze e tradizioni. Di fatto di aneddoti e leggende riguardanti i borghi e i castelli del Garda, ve ne sono a bizzeffe, ma ce n'è soltanto una che riguarda tutte e tre le regioni interessate. Ed è una leggenda che riguarda un abitante dei suoi abissi, il mostro Benny. Esattamente come per i cugini scozzesi ed il loro mostro di Loch Ness, sembrerebbe che anche il nostro lago di Garda sia la dimora di un enorme mostro preistorico che potrebbe addirittura essere imparentato con il più celebre Nessie. Che ci crediate o no, la leggenda che una bestia di dimensioni colossali viva nelle placide acque del lago di Garda ha radici molto antiche. Si parla di Benny già nel Medioevo, dove si tramandavano storie di alcuni avvistamenti di mostri marini che terrorizzavano i pescatori e gli abitanti delle sponde del lago e anche i monaci del monastero dell'isola di Garda. Ma l'esplosione vera e propria del fenomeno Benny si ha soltanto a partire dal secolo scorso, precisamente dal 1965, quando una decina di turisti ed abitanti del luogo affermarono di aver visto, nella Baia delle Sirene, emergere dalle acque del Garda una creatura serpentiforme di oltre 10 metri che si sarebbe poi nascosta in una delle grotte sottomarine che si trovano nel lago. Difatti, nelle profondità del lago di Garda si ha un enorme sistema di grotte sottomarine, alcune di esse ancora inesplorate, rendendo ancora più affascinante il mistero del mostro Benny. Un avvistamento degno di nota, e più recente, si ha nel 2013, sempre nei pressi della Baia delle Sirene, il fondale più misterioso del lago. Una famiglia avvistò una creatura di oltre 15 metri di lunghezza con aspetto spaventoso a metà tra serpente e balena. Benny, tuttavia, viene considerato un mostro buono nell'immaginario locale e viene dipinto come un timido guardiano del lago. L'interesse per Benny è recentemente sfociato oltreoceano, dove il biologo Jeremy Wade, che conduce il programma River Monsters, programma dedicato alle creature marine più spaventose e misteriose, ha dedicato un'intera puntata al nostro Benny, nella speranza di documentarne l'esistenza. Ma l'enorme vastità del lago, e soprattutto del suo sistema di grotte sotterranee, ha fatto sì che Wade ottenesse un vero e proprio buco nell'acqua, continuando così ad alimentare l'aura di mistero che si cela dietro la figura del guardiano lacustre Benny. Venti chilometri ad ovest di Vercelli si trova il Principato di Lucedir, fondato nel 1123 dai monaci cistercensi. Tale principato fu costruito sui terreni donati ai monaci dal marchese Ranieri I, ed è proprio all'interno di questi terreni che si trova l'abbazia della Santa Maria di Lucedir, teatro di moltissime leggende. La più celebre di tutte riguarda una figura in netta contrapposizione con l'istituzione religiosa che l'abbazia rappresenta. La leggenda, infatti, parla di un demonio imprigionato in essa. Si racconta, infatti, che una notte un demone si manifestò all'interno del cimitero di Darola, si recò presso l'abbazia di Santa Maria e si impossessò dei frati, i quali da allora
si dedicarono alle messe nere, abusarono delle novizie e torturarono e uccisero persone innocenti. All'epoca, anche Papa Pio VI condannò i monaci dopo aver visto con i suoi stessi occhi le colonne che piangono. Queste colonne sono situate nella sala dove i monaci si riunivano per effettuare le messe nere e gli abusi sulle novizie. Infatti, tali colonne sembravano versare lacrime. Dopo diversi anni di supplizi, un esorcista riuscì infine a liberare l'abbazia dal demone, imprigionandolo in una cripta sotto la chiesa. A guardia di tale demone vennero poi posizionati alcuni frati mummificati seduti in posizione circolare e la cripta venne murata per impedirne l'accesso. Ma la storia non sembrerebbe finire qua. Si dice infatti che un monaco compose una musica dal potere dirompente, con l'unico scopo di poter ulteriormente tenere imprigionato il demone nella cripta sotto l'abbazia. Lo spartito ha una strana peculiarità. Infatti, si tratta di uno spartito bifronte, ovvero leggibile in entrambi i versi. La leggenda racconta pure che se da una parte la musica ha il potere di proteggere dal maligno, suonando lo spartito al contrario, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, la melodia riprodotta sarebbe in grado di liberare il demone dalla sua prigionia. Sperso nella provincia di Lucca, in Toscana, più precisamente nel cuore della Garfagnana, si erge un ponte dall'architettura particolare, che lo ha reso celebre in tutta Italia e protagonista di diversi racconti, il Ponte della Maddalena, meglio conosciuto come il Ponte del Diavolo. La costruzione del ponte, che attraversa il fiume Serchio, si deve alla volontà della contessa Matilde di Canossa, a cavallo tra l'XI ed il XII secolo, ma le sue fattezze attuali si devono al rifacimento di Castruccio Castracani, signore di Lucca dell'inizio del XIV secolo. Il ponte rimase intatto fino al 1836, quando una violenta piena del Serchio lo devastò completamente. All'inizio del 1900 fu invece aperto con un nuovo arco nella parte terminante ad ovest che ne modificò pesantemente la forma originaria. Ma perché questo ponte è noto come il Ponte del Diavolo? Beh, la leggenda narra di un capocantiere disperato nel non riuscire a terminare i lavori del ponte, in quanto le pesanti piene del Serchio ne rallentavano i lavori. Una sera, il capocantiere, preso dalla disperazione più totale, iniziò ad inveire i santi e a nominare il diavolo, il quale non tardò ad arrivare. Il diavolo stesso si fece carico dei lavori del ponte in cambio della prima anima di colui o colei che avrebbe attraversato lo stesso. Il ponte fu completato in una notte ed il momento di pagare il tributo al diavolo era infine arrivato. Il capocantiere allora, preso dai sensi di colpa, andò a confessarsi al parroco di paese, il quale escogitò uno stratagemma per beffare il demonio. Non era specificato che l'anima di chi attraversasse il ponte dovesse essere necessariamente quella di un essere umano. Perciò fecero attraversare il ponte ad un cane. Truffato ed umiliato, il diavolo prese comunque in carico l'anima dell'animale e si gettò nel Serchio per non farne più ritorno. Si dice che nelle sere di fine ottobre si possa scorgere un cane attraversare il ponte e le sponde del Serchio. Che sia lo spirito del povero animale caduto per colpa del capomastro e del parroco cittadino. L'antro della Sibilla è una galleria artificiale di epoca greco-romana rinvenuta a seguito degli scavi archeologici dell'antica città di Cuma. Si ritiene che all'interno di questa galleria la Sibilla Cumana operava e divulgava i suoi oracoli. Non si hanno date certe riguardo alla sua costruzione, possiamo solo ipotizzarla. Si stima che l'antro della Sibilla Cumana venne costruito tra il VII e il VI secolo a.C., mentre altri
indicano il periodo della sua costruzione tra il X e il IV secolo avanti Cristo. Le Sibille erano sacerdotesse devote al dio Apollo ed avevano il dono della preveggenza. Per quanto possa sembrare fantasioso, queste sacerdotesse esistevano realmente e la loro figura era spesso intrecciata tra storia e mito. E la Sibilla Cumana fu una delle più importanti Sibille del mondo antico. Si racconta che la Sibilla Cumana era talmente bella che di lei si innamorò niente po' di meno che il dio Apollo stesso, il quale le concesse il dono dell'immortalità, ma purtroppo non quello dell'eterna giovinezza. Si dice infatti che la Sibilla Cumana visse per più di 1000 anni e che il suo corpo, ormai decrepito e decomposto, finì per essere rinchiuso in un'ampolla e portato via dal dio Apollo stesso. L'antro della Sibilla è un enorme tunnel, un lungo cunicolo scavato nella roccia, di forma trapezoidale, con diversi bracci che sono per la maggior parte senza sbocco. Al centro del tunnel si trova una sala con dei sedili ed è qui che la Sibilla riceveva. Nonostante siano passati 1000 anni, ad oggi gli studiosi non si spiegano ancora l'effettiva origine ed il perché di quella sua particolare forma. Sono tante le leggende che ruotano intorno alla Casa delle Anime o Cade Anime di Voltri. Questo edificio, che sorge in via dei Giovi, è da sempre teatro di episodi strani e sinistre apparizioni ed è molto rinomato da qualsiasi appassionato di paranormale. La leggenda narra che nel Medioevo, al posto dell'abitazione, sorgeva una locanda e nel tratto di strada che collegava i monti al mare, questa fosse una delle poche locande presenti. In realtà, la locanda era un gigantesco specchio per allodole. I proprietari, infatti, erano dei briganti che di notte, mediante un complesso sistema di passaggi segreti, derubavano ed uccidevano i poveri malcapitati. A seguito di numerose sparizioni, venne aperta un'indagine e nei terreni circoscritti alla locanda vennero ritrovati diversi corpi mutilati. In seguito i locandieri vennero arrestati e condannati a morte. Dopo questi tremendi fatti, la locanda rimase vuota per secoli e nessuno volle abitarla per paura che qualcosa di brutto potesse loro capitare. Questo fino a quando, nel secondo dopoguerra, una famiglia in disgrazia, non sapendo dove andare, vi si stabilì. Iniziarono allora ad accadere le cose più strane. Le porte sbattevano da sole, gli oggetti si spostavano senza che nessuno li toccasse, e di notte si sentivano grida e lamenti provenienti dalle vecchie stanze e dal giardino dove vennero ritrovati i corpi. Addirittura, una sera si presentò il fantasma di una giovane alla ricerca dell'amante ucciso dai locandieri. A seguito di tutti questi strani avvenimenti, nemmeno a doverlo specificare, la famiglia fuggì via dall'abitazione terrorizzata, lasciando così la casa in un nuovo stato di abbandono. Il castello della Zisa di Palermo, secondo la tradizione popolare della città, è legato ad un'antica leggenda che vede protagonista una decorazione pittorica posta all'interno del palazzo. Nell'arco d'ingresso della sala della fontana, su una volta, sono raffigurate delle creature mitologiche che rappresentano delle divinità olimpiche tra cui Giove, Nettuno, Plutone, Giunone, Mercurio, Venere e Marte. Ecco, secondo la tradizione palermitana, non si tratta di semplici divinità, ma di diavoli che custodiscono delle monete d'oro nascoste all'interno del palazzo della Zisa. Il tesoro fu lasciato da due amanti, Azel Comel e Elaziz,
arrivati a Palermo dopo essere fuggiti per proteggere il loro amore ostacolato dal padre di lei. Sempre secondo la leggenda, i due giovani amanti fecero costruire il castello della Zisa appena giunti in città, ma dopo aver appreso che la loro fuga era stata causa del suicidio della madre di El Aziz, morirono a breve distanza l'uno dall'altro, non prima però di aver affidato ai diavoli la protezione del loro tesoro tramite un incantesimo. La leggenda narra che chiunque cerchi di contare l'esatto numero dei diavoli non ci riesca, per via del loro continuo mescolamento che impedisce di contarli. Diverse altre leggende sono legate a questa, come quella secondo la quale il giorno dell'Annunziata, ovvero il 25 marzo, chi fissa per troppo tempo i diavoli della Zisa, ad un certo punto li vedrà muovere la coda e storcere la bocca. O un'altra leggenda secondo cui i giorni di vento intenso a Palermo sono causati dall'uscita dei diavoli del castello che portano con sé l'aria fresca del palazzo stesso. Si dice inoltre che quando qualcuno troverà il modo di scoprire l'antico tesoro sepolto, allora la povertà in città avrà fine. Il borgo di Acerenza è senza dubbio uno dei borghi più belli d'Italia ed è situato in provincia di Potenza, in Basilicata. All'ombra della sua maestosa cattedrale si dispiega un territorio ricco di misteri e leggende che contribuiscono alla bellezza, anche se mistica in questo caso, del borgo. Secondo antiche leggende, la cattedrale stessa custodirebbe arcani segreti legati alle leggende arturiane che si mescolano con affascinanti racconti legati ai cavalieri templari. C'è addirittura chi crede che in queste terre sia custodito niente po' di meno che il Santo Graal stesso. Questo perché Acerenza, in pieno Medioevo, è stata crocevia di passaggio per i cavalieri diretti in Terra Santa negli anni in cui le crociate erano in pieno svolgimento. Si dice addirittura che il fondatore dell'Ordine dei Templari, Ugo dei Pagani, sia nato proprio in Basilicata, a poca distanza da Acerenza. Ma le leggende non finiscono qui. Secondo alcuni studiosi, la città cattedrale custodirebbe i resti della figlia del conte Vlad III di Valacchia, ovvero il famigerato conte Dracula. Questa credenza nasce dal fatto che su una delle mura della città è stato ritrovato il simbolo della casata di Vlad Tepes, ovvero un drago alato. Inoltre, sembrerebbe che nella cripta incriminata è possibile intravedere anche il demone Lilith, che secondo la leggenda compariva soltanto di notte per nutrirsi del sangue delle vittime che trovava sul suo cammino. Osimo, arroccata su una delle più belle colline marchigiane, è un luogo magico dove leggenda e bellezza si incontrano ed ogni anno è meta di moltissimi turisti amanti del mistero. Il motivo principale per cui questa città è famosa è senza dubbio il suo sottosuolo. Il sottosuolo di Osimo è un dedalo di fascino e mistero che trasuda esoterismo da ogni anfratto. A pochi metri di profondità prende forma un intricato labirinto che unisce i palazzi più famosi della città. Questo complesso di labirinti ha le sue origini pensate 2500 anni fa e venne edificato dalle popolazioni locali per avere accesso a dei passaggi segreti e sentieri difensivi. In seguito fu adoperato pure dai Templari e dai Cavalieri di Malta per i loro riti di iniziazione, i quali consistevano nel camminare lungo il labirinto sotterraneo nella più totale oscurità. Questo non solo simboleggiava il coraggio, ma anche una metafora all'ambizione di illuminazione degli adepti candidati. Ed il passaggio dei Templari è presente in quasi ogni corridoio dei sotterranei.
nei suoi quasi 9.000 metri quadrati di estensione, non è infatti raro poter trovare simboli templari, divinità pagane, ricollegamenti ad antiche città perdute come Atlantide ed altri simboli esoterici di qualsivoglia fattura. Ebbene sì, i sotterranei di Osimo costituiscono un vero e proprio compendio del mistero italiano. Una visita obbligatoria per ogni amante del mistero. Cercate il castello più infestato d'Italia? Eccovi accontentati. Il castello di Moncalieri è infestato. Punto. All'interno delle sue bellissime mura sono nate storie, leggende, tanto da farlo diventare patrimonio dell'UNESCO nel 1997. Di leggende sul castello di Moncalieri ce n'è più di una, e al giorno d'oggi si dice ancora che di notte si possano udire grida e lamenti provenienti dal castello se vi trovate nei suoi pressi. Si racconta che ormai da secoli gli spiriti si aggirano all'interno delle stanze del castello, come quello di un frate che fu murato vivo e lasciato lì per sempre. Ed insieme a lui, nel cortile del castello, si aggira anche lo spirito di un bambino e della sua balia. Il bambino sarebbe morto schiacciato da una carrozza, mentre la sua balia, tormentata dal rimorso di non averlo accudito a dovere, decise di togliersi anche lei la vita. Sembrerebbe che questa povera anima in pena giri ancora per il castello alla ricerca del bambino, lasciando dietro di sé una scia di rose e gigli. Un'altra anima che vaga per il castello è quella di un uomo accusato di alto tradimento, che venne decapitato proprio nel cortile del castello. Ancora oggi si dice che si possono udire le sue strazianti urla, costrette a chinarsi di fronte alla ghigliottina. Ma la leggenda più famosa, forse, è sicuramente quella di un cavaliere misterioso, amante di una ragazza promessa sposa al padrone del castello. Quando il futuro sposo scoprì il tradimento, uccise la ragazza gettandola giù dalla torre. Il cavaliere cercò di lenire la sua infelicità partendo per la Guerra Santa, e alla sua morte venne seppellito proprio nei pressi di Moncalieri. Le storie narrano che lo spirito del cavaliere si aggirasse nei pressi del castello ancor prima del ritrovamento dei suoi resti. Bene, amici miei, si conclude qua la prima parte del grande speciale L'Italia dei Misteri, curato da me e la mela avvelenata. Non mi resta che dirvi di andare a recuperare la seconda parte sul suo canale e di lasciare un bel commento, un like e un'iscrizione se questo video vi è piaciuto. Adesso tocca a te, Fio. Facciamo venire la pelle d'oca a questi ragazzi. Noi ci vediamo la prossima volta.